Ciao ragazzi, come state? Come promesso, oggi vi mostro il mio contenitore, diciamo, per la night art, appunto gli smalti. C'è stato un periodo in cui ho proprio avuto la mania per le unghie, quindi ho comprato il mondo da AliExpress. In caso vi lascio giù nell'info box tutto quello che ho acquistato, se riesco ancora a trovarlo. Quindi se volete provare anche voi, vi lascio tutto giù. Questo è il contenitore, appunto, dove tengo tutte le cose particolari per la nail art e insomma, tutto il mondo, il mio tra virgolette piccolo mondo di cose per decorare le unghie. Allora, iniziamo subito perché c'è tante cose. Allora, tante cose anche incastrate. Decisamente incastrate. Allora, cerco di togliere direttamente il cassetto. Ecco qua. Allora, qua, abbasso un po' la visuale. In questo contenitore qui ho un po' di tutto. Allora, ci sono questi pennellini della Kiko, mentre questo più grande e doppio è della Yves Rocher. E questi dovrebbe essere questo per fare le lunette della French e questi altri per decorare le unghie. Vedete anche qua una foto dimostrativa. Poi ho degli smalti basici, tipo questo nero. Questo top coat effetto matte, quindi diventa opaco, che a me onestamente non piace, ma questo era in omaggio con un altro smalto, quindi costava poco, quindi l'ho preso. Poi ho provato questo che però non mi ha convinto del tutto, è dell'Yves Rocher ed è un effetto ombre. Vediamo se c'è. No, scusate, ombre, effetto smoky. Non so, non mi ha convinto più di tanto, quindi praticamente nuovo. Poi ho la base sbiancante antigiallo della Pupa. Le gocce, quelle fluide per l'asciugatura rapida dello smalto. Qui io onestamente, ragazze, non so se voi le usate, ma io proprio non mi ci trovo. Non so perché, boh, non mi ci trovo. Poi da come si chiama? Scusate, da AliExpress ho preso queste che sono due nail art pen, una nera e una bianca. Vedete, sono come dei pennarelli per appunto fare dei disegni sulle unghie, quindi bianco e nero. Poi ho preso questa che è uno scrub per le cuticole della Kiko. Questo invece è la matita dissolvente, quello appunto a matita, per eliminare i piccoli difetti. Poi ho anche questo che ho trovato molto utile, scusate che è un po' sporco, non l'ho pulito, è per appoggiare l'unghia quando si mette lo smalto. Vabbè, ho beccato l'unghia proprio sbagliata, ecco, tipo così, e poi si mette lo smalto. E questo è dell'Essence, sì, mi trovo bene anche con l'Essence, fa veramente delle cose utili e non a prezzi esagerati. E sono veramente il top. Poi qua, allora, ho questa lima in vetro. Questa mi pare che. No, questa qua devo averla comprata dai cinesi, sì. Guardate che bella che è, con questo azzurrino, stupenda. Poi ho questo kit che ho preso in sconto sempre da Kiko, che ha diversi pennellini, tra cui anche, mi pare dovrebbe andarci dentro uno di questi, uno o due. C'è questo a ventaglio, il dotter, questo qua, puntina piccola. Questo che ha una forma un attimo più particolare, infatti anche ho provato a utilizzarlo, e questo che è simile a quello della Yves Rocher. E li tengo appunto nella loro confezione. Poi andiamo avanti. Allora, qua non so come mai ci siano qua, però ho queste ball piccoline, multicolore.
molto carine. Dovrebbero essere in un altro spazio, forse erano in quello sotto, vabbè. Poi ho comprato questa lima, non mi ricordo più dove, che da una parte è la classica lima. Queste due parti sono quelle per lucidare, levigare le unghie, e questo invece dovrebbe essere quello per tagliare le cuticole. Poi il classico legnetto. Poi ecco, questa è una cosa fantastica, si chiama appunto SOS Nail Repair Pads. Sono praticamente dei cerotti per le unghie che si rompono. A me capita sempre, cioè io col lavoro che faccio, tra aprire colli e altro, ogni volta che ho le unghie belle che dico finalmente posso farmi una bella nail art, si rompono. Quindi beh, basta vedere, cioè, questa è corta, questa è lunga, insomma ho un misto panna. E queste qua non le ho più trovate, a dire il vero, le ho prese anni fa e sono fantastici. Sono proprio dei cerottini in base alla forma dell'unghia da applicare, poi mettere sopra lo smalto e resistono abbastanza bene, quindi sono veramente ottimi. Se li trovate, comprateli perché veramente sono più. Qua loro dicono di utilizzarli con la loro colla, ma io mi sono trovata bene anche senza, quindi si può tranquillamente utilizzare anche senza. Poi ho dei cartoncini che ho preso appunto per i vari metodi di utilizzo delle varie cose. Ad esempio, su questo ho comprato lo smalto, quello magnetico, insomma, quello con la calamita che cambia le striature, quindi trasversali, dritte, rovesce, insomma, misto, per giusto ricordarmi come farlo. E poi questo, che è un altro kit di tre smalti che prima si metteva uno, poi l'altro, e se si aggiungeva anche l'altro ancora si cambiava colore. Quindi insomma, sono un set particolare. E poi ho questo della Pupa, dove appunto fa vedere i diversi kit dell'art. E io ne ho uno, non mi ricordo neanche più quale. Ecco, mi pare questo che sia. E le diverse tecniche di utilizzo, vedete? Infatti è fatto molto ma molto bene. Questo qua è quello party con le gemme, con lettere, c'erano diversi kit, e appunto avendo questa Nail Art Mania, per l'appunto, il mio ragazzo mi aveva regalato un kit. Bene, allora, quindi in questo cassettino abbiamo visto tutto. Principalmente erano cose abbastanza classiche, diciamo. Ma ora vi mostro quelle più particolari. Allora, quindi apriamo il secondo cassetto, che anche qua mi sembra abbastanza incastrato. Allora, qui abbiamo un misto sia di cose particolari che di pennelli. Magari adesso li sistemo anche un po' meglio nei cassetti. Allora, ho le pinzettine, queste sono quelle dell'Essence per prendere gli adesivi per le unghie, vedete, sono arrotondate e l'ho trovato molto utile in diverse occasioni. Poi vabbè, questo è un mini solvente che era sempre nel regalo insieme a uno smalto. Poi abbiamo altri pennelli che vado a mettere direttamente nell'altro cassettino. Questa è un'altra lima per unghie in vetro della Kiko. Poi, allora, andiamo sulle cose più particolari. Ho questo che è Frozen Crystals, sono delle paillette iridescenti della Pupa, e queste facevano parte appunto di un kit. Guardate che belle che sono. Vabbè, qua un altro pennellino. Poi qui ci sono delle rose, anche queste sono stupende, nascono appunto per la nail art, però sono talmente grandi, vi faccio vedere. Cioè, in prospettiva su un'unghia, boh, magari chi ha le unghie lunghe lunghe, però onestamente li vedrai più come
orecchini. E quasi quasi potrei proprio veramente fare degli orecchini con queste rose perché sono molto carine. Ci devo proprio pensare perché anche i colori sono molto belli. Voi che ne dite? Poi ho le angurie, anche queste erano nel kit, uno dei kit della Pupa. Sono delle classiche angurie, quelle che si fanno in Fimo praticamente. Poi dell'Essence ci sono le Bubbles, così argentate. E della Pupa ce le ho in oro e in questo verde acqua, molto carine. Poi è bello l'effetto questo qua della Pupa, che sembra uno smalto, cioè proprio la forma dello smalto classico della Pupa, però vedete? È senza pennellino, molto carino. E appunto in questi due colori. Poi ho la penna per la French Manicure. Senza punta, fantastico. Anche questa onestamente non mi sono trovata granché bene, però magari la riproverò di nuovo. Questo è il separatore di dita, mai usato, così per bellezza. Poi qui ho, allora, questa è una penna magnetica, quindi da utilizzare con lo smalto magnetico. Praticamente si mette lo smalto, poi si fanno i ghirigori, come li chiamo io, con questa penna. E essere onesta, devo ancora provarla. Magari un giorno di questi mi metto a provarla. Poi qua ho il dotter della Pupa, sia da un lato che dall'altro. Questi sono dei pennellini che ho acquistato su AliExpress. Hanno delle setole veramente molto molto morbide. Poi, sempre da AliExpress, ho preso questi scotch che servono appunto, sono quelli che si mettono sulle unghie per fare delle decorazioni. Ad esempio, lo metto da questo lato e traverso, coloro, lo stacco e insomma, si ha l'effetto un po' particolare. Ne ho presi due, ma ancora un po' di tempo fa. Poi qui ho tutta una serie di calamite. Appunto, da utilizzare con la nail art, quella appunto con lo smalto magnetico. Allora, c'è questa con il cuore, molto carina. Poi penso di avere anche dei doppioni, ad essere onesta. Questo quindi con la riga in verticale o in orizzontale, a proprio piacimento. Questa così a V. Poi queste qua sono, mi pare, quelle della Pupa, che si mettono proprio sul dito e si fa così e così, quindi molto facile. E poi ho preso anche questa a cerchio, così. Infine ci sono quelle della Kiko, ah no, c'è anche questa della Debbie. Allora, si sono attaccate tra di loro. Allora, della Debbie ci sono queste, che sono uguali praticamente. Magari c'era la promozione sullo smalto e quindi ho preso il set. Mentre questo è un della Kiko, quindi abbiamo sempre le righe oblique, la spirale, un'altra spirale, questo tipo effetto stella, e dietro c'è un altro effetto stella. E questi sono proprio per utilizzare con la calamita. Magari farò un video dove li provo. Voi che dite? Vi potrebbe interessare? Fatemelo sapere giù nei commenti. Ed infine ho questo con le ricariche, che praticamente si utilizza, ad esempio, se si vuole fare la sfumatura, quindi si vendono tre smalti diversi e si inizia a picchiettare l'unghia. Io lo trovavo un po' scomodo, poi ho conosciuto il peel-off, quello smalto che avevo fatto vedere nello scorso video, e devo ancora provarlo, a dire il vero. Però, insomma, ho già le cose per farlo. Ed infine ho questo, che poi vi farò vedere come si utilizza, ed è fantastico. Questo, tra l'altro, è il migliore di tutti, perché è trasparente, quindi si vede
dove lo posizionate nell'unghia ed è fantastico, quindi poi ve lo farò vedere. Intanto lo lascio in parte perché non c'entra niente in questa zona. Allora, rimettiamo giù queste cose e vi faccio vedere il terzo cassetto, che è quello dove c'è il mondo praticamente.